Buongiorno a tutti, io sono Marco Franzoni e vi do il benvenuto nella mia cucina. Oggi mi sento molto Benedetta Parodi, ma rispondiamo a una domanda che, se non ve la siete mai posti nel corso della vostra vita, è meglio che non guardiate questo video, è meglio che, se siete iscritti, disiscrivetevi pure al canale, perché è la domanda che tutti da bambini ci siamo posti almeno una volta nella vita. Perché le cipolle fanno piangere? Scopriamolo dopo la sigla. Eccoci qui, benvenuti in un nuovo video. Oggi scopriremo perché le cipolle fanno piangere. Lo scopriremo con questo look straordinario. Cominciamo subito. Ho qua ovviamente delle cipolle, le protagoniste del nostro video. Cipolle bianche, normalissime, di origine biologica, quindi stiamo anche attenti un po' alla natura e vediamo un po', cerchiamo di capire il perché le cipolle ci fanno piangere. Cominciamo col dire che quando noi andiamo a tagliare un vegetale, in questo caso le cipolle, in ogni caso vengono rilasciate delle molecole nell'aria. Queste molecole, che di solito sono i fenoli oppure i polifenoli, sono molecole che sono contenute all'interno dei vegetali, in questo caso delle cipolle, per ripararsi dai predatori. In questo caso i predatori siamo noi, che vogliamo fare un bel soffritto, oppure vogliamo preparare una frittata di cipolle, oppure vogliamo mangiare le cipolle come ci pare a noi. Quindi le piante hanno escogitato delle strategie proprio per proteggersi da questi predatori. Una delle strategie è quella di rilasciare composti volatili che vanno a danneggiare una parte o l'intero organismo che vuole appunto mangiare questi vegetali. Nel caso delle cipolle la sostanza tossica si chiama propantial S-ossido. Si tratta veramente di un'arma potentissima che appunto fa piangere, fa lacrimare i potenziali predatori, in questo caso uomo o cuoco compreso. Questa sostanza prende anche il nome di fattore lacrimogeno e si sprigiona ogni volta che andiamo a tagliare le cipolle. È una sostanza irritante che ogni volta che si libera nell'aria sprigiona proprio questo suo effetto irritante. Infatti io alla fine del video lacrimerò, già sto sudando da matti, alla fine del video lacrimerò anche, servizio completo. Ma da dove ha origine questo fattore lacrimogeno? Scopriamolo. Come abbiamo già detto, all'interno dei vegetali, quindi anche delle cipolle, si trovano delle sostanze che in qualche modo possono fare del male ai nemici. Ora non guardate come sto tagliando la cipolla, tanto poi la utilizzerò. In questo caso tutto ha origine da due sostanze che si trovano in due parti diverse della cipolla. All'interno della cellula abbiamo il citosol, quella parte diciamo liquida, e il vacuolo, che è la parte dove vengono immagazzinate le sostanze di riserva. In questo caso nel citosol, quindi nella parte liquida della cellula, troviamo il, scusate se leggo ma ha un nome impossibile, propenile L-cisteina solfossido, mentre invece all'interno del vacuolo troviamo l'allinasi, un enzima che si va proprio a legare a questo propenile L-cisteina solfossido una volta che la cipolla viene tagliata, e quindi vengono sprigionati fuori questi liquidi, questi composti che vanno nel loro insieme a dare acido 1-propenil solfenico. L'acido 1-propenil solfenico viene a sua volta catturato da un altro enzima, il fattore lacrimogeno sintasi, che produce proprio il nostro famosissimo propantial S-ossido, che rappresenta quindi il fattore lacrimogeno vero e proprio. Questo propantial S-ossido, che appunto si sprigiona quando viene tagliata la cipolla, entra in contatto con il film, quindi con quella parte liquida, semiliquida dell'occhio, e l'acqua contenuta in esso, quindi nell'occhio, va a generare insieme al propantial S-ossido l'acido solforico. Acido solforico che è un acido assolutamente irritante e nocivo per il nostro organismo. Quindi cosa succede? Succede che questo acido solforico a contatto con i nostri occhi ci farà produrre dell'acqua, quindi le lacrime, che però non fanno nient'altro che accentuare questa reazione, per cui viene prodotta sempre più acqua, che porterà a una sempre maggiore conversione del propantial S-ossido in acido solforico. E qui veramente è micidiale: più lacrimiamo e più la situazione peggiora.
Ma fortunatamente anche le nostre nonne ce lo insegnano, le soluzioni per non lacrimare di continuo quando si taglia la cipolla sono tagliarla sotto l'acqua, perché questo propantiale S-ossido è un composto molto solubile in acqua, per cui si scioglie molto molto velocemente con l'acqua e va via molto velocemente, per cui tagliare le cipolle con dell'acqua o anche sotto l'acqua corrente è una buona soluzione per non lacrimare di continuo. Un'altra soluzione è lasciare intatta la radice qui in fondo, che è la parte dove è concentrato in modo più significativo, in quantità più elevata, questo propantial S-ossido, anzi le sostanze che poi andranno a generarlo. Oppure un'altra soluzione è quella di refrigerare le cipolle in modo da ritardare l'azione dei vari enzimi. Ovviamente io non l'ho fatto, per cui ora sono pronto a lacrimare di maledetto. Infatti un po' adesso si fa sentire verso la fine del video, e ricordiamo che più lacrimiamo più non facciamo altro che accentuare questa reazione. L'altra cosa peggiore che possiamo fare è ovviamente toccarci gli occhi con le mani, mamma che fatica, perché lì avviciniamo ancora di più questo liquido ovviamente all'occhio. Un'altra soluzione buona è l'utilizzo di un ventilatore, che allontanerà questi composti volatili dall'occhio. E poi c'è la soluzione definitiva, e ora sperimentiamo la protezione definitiva. Eccola qua, gli occhiali. Allora proviamo subito, vediamo, manteniamo intatto il bulbo, vabbè, si spela magari sotto l'acqua come abbiamo detto prima. Attenzione, taglio, vediamo un po', protezione agli occhi, ottima, zero lacrimazione. Proseguiamo con il lavoro, guarda qui, tac. Il taglio non è propriamente da chef, però qua la riparazione degli occhi è completa. Nel caso in cui non abbiate degli occhialini gialli, vanno benissimo anche degli occhialini rosa, fucsia, arancio fluo, perfetti. Anche qui il taglio com'è completo, senza alcun tipo di problema. Guardate qua, taglio perfetto, eccezionale, ottimo. Questi occhiali, oppure la mascherina da sub, rappresentano la protezione definitiva contro queste molecole volatili che ci fanno piangere. Questa, posso dirlo tranquillamente, dopo aver sperimentato, è la soluzione definitiva, assolutamente definitiva. Vi farà sembrare ridicoli, ma ricordatevi che voi siete al sicuro. Mi rendo conto che questa soluzione definitiva è qualcosa di fantastico ed eccezionale. E vi dico che il video di oggi sta per finire qui, ma poi vi lascio le ultime due chicche finali. Più spesso si tagliano le cipolle, meno si hanno irritazione agli occhi. E questo è anche uno dei motivi per cui un cuoco abituato a tagliare cipolle tutti i giorni lacrimerà di meno, semplicemente perché è più abituato. Un'ultima curiosità che vi dico è che questo fattore lacrimogeno può anche essere sintetizzato, per cui sempre più spesso viene studiato il suo utilizzo, esattamente come quello del peperoncino per quanto riguarda lo spray al peperoncino. Quindi è possibile che venga commercializzato e reso sempre più comune anche uno spray alle cipolle. Ovviamente non potremo prepararci il soffritto, ma ad esempio una soluzione interessante contro i ladri, esattamente come lo è lo spray al peperoncino, ma questo è un altro discorso. Il video di oggi si conclude qui, io vi ringrazio anche per i 300 iscritti, grazie mille, vi mando un bacio, un cuore, un abbraccio, iscrivetevi, mettete like e ci vediamo a un prossimo video.